Questa è la prima prova di vlog che faccio con la mia nuova fotocamera. La qualità dovrebbe essere incredibile, ma non so se l'ho settata per bene. Nel dubbio, ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Sono le 5:38 del mattino, in questo momento, non so se si vede, 5:38 del mattino. Sto iniziando questo vlog perché ho speso 2000 euro per comprare questa fotocamera che sto utilizzando. Basta che la cercate, si chiama Sony Alpha 6700. La utilizzerò anche come webcam al posto di questo catorcio che ho qui attaccato con una transenna, ma non siamo qui per parlare di questo, la voglio testare, quindi nuova fotocamera significa nuova possibilità di fare, cioè mi si vede il brufolo, cresciuto un brufolo al centro del naso, a parte i miei baffi orribili, vabbè raga, scusate le condizioni. Qual è la cosa figa di questa fotocamera? Posso zoomare tantissimo, quindi dietro qui dovrebbe esserci Angelo dall'altra parte, vediamo se riusciamo a beccarlo e a vederlo. Dove sei Angelo? Vediamo, aspetta, guardami, ti vedo di brutto, guardami. Fammi un sorriso per la camera. Incredibile, raga! Bellissimo. E capito, io sono lontanissimo perché ci sono tutte le scale, tutta questa parte che ci divide. Andiamo a vedere cosa sta facendo Angelo, però, perché sono molto curioso. Comunque, sì, ragazzi, io penso di stare facendo veramente schifo in questi giorni. Sto campando a Monster e Arachidi. Sono veramente un bidone dell'umido. Ma vabbè, purtroppo, non stando a Milano, è veramente difficile riuscire a campare qui perché c'è sempre cibo da ordinare. Questo è un piccolo spoiler che vi voglio fare, giusto per farvi capire che quella lì che sta dormendo, che ora non è qua, che mi insulta sempre. Quanto è disordinata Robby da 1 a 10? Guardate il casino che c'è nella sua stanza. Guardate che bordello incredibile. E poi mi insulta ogni volta dicendo che io sono iper mega disordinato e che dovrei pulire. Cioè, guardate la sua stanza, no? L'avete vista? Un casino totale. Guardate la mia in confronto. Super ordinata, tranne vabbè le due cose che ho mangiato prima e nel divano, nel letto che per ora c'è un bordello, però anche guarda la parte dei vestiti, tutte le buste sistemate, lo stendino. Robby, se stai guardando questo video sei disordinata, più di me, mi dispiace, accettalo, scrivetelo nei commenti ragazzi. Ah, comunque aggiornamento, il bagno adesso è libero, cioè si può fare. Quelli sono i nostri amici di Natale che non so se li riprenderemo mai più, ma vediamo che cosa sta facendo Angelo. Cosa stai facendo? Ma scusami, non è che non stavi giocando alla play prima? Sì, prima sì. E perché hai smesso? Perché sono un po' stanco e stavo giocando un gioco di macchine, però quando sono stanco non riesco a giocarci. Vuoi mostrarci che ore sono, per favore, dalla schermata di blocco? Certo, sono le 5:42 del mattino, del 26 di gennaio. Ok, e cosa pensi di questa cosa? Cioè, secondo te, ogni volta che io e te siamo in un vlog, ti sembra normale che noi non abbiamo mai degli orari decenti e normali? Perché facciamo sempre quest'ora? Cioè, secondo te c'è effettivamente un vero motivo per cui noi, nonostante ci abbiamo provato per mesi, per anni a combattere, non riusciamo a svegliarci a dare degli orari decenti? Sì, Perché? ci sta. Non ci arriviamo a 30 anni se continuiamo a vivere così. Ma va, ho un god, fra. Sempre parlando di disordine, questo è diventato il tuo spazio da quando Yumi se n'è andata. Mi spieghi? Perché non ho l'armadio. Angelo, tu vivi come un senzatetto. Cioè, guardate dove vive, ragazzi. Sembra, cioè, quel bicchiere è lì da quando siamo venuti qui per la prima volta. Penso che se lo togli, tipo, cresce qualche strano batterio. E tutto questo, caro Angelo, io non so se tu lo sai. Sono le 5:46, hai detto, Sì, giusto? sì. Io devo registrare ancora tipo tre video Ci e sta. sono qui a non fare assolutamente niente, a riprenderti a te che giochi a biliardo. Vabbè, ma adesso stai registrando teoricamente, quindi questo vale come video registrato. Sì, ma non deve uscire adesso. Vabbè, comunque un video registrato, stai comunque lavorando per il tuo canale. Non sentirti in colpa, Alberto. Who cares, you know? In tutto questo, Tanto mica un ragazzi. lavoro vero YouTube, raga. Vabbè. Noi facciamo la bella vita. In tutto questo, ragazzi, Sto non scherzando. ve l'abbiamo detto, ma è il. Cos'è oggi? Il 26. E noi Sì. tra 4 giorni torniamo, cioè io a Milano Alle nostre dimore. lui torna a casa sua. Ho vinto. Grande, scrivete Grazie. grande Angelo nei commenti. Quindi, ragazzi, tra poco dovremmo preparare la valigia. E c'è una cosa, una novità, perché io e lui siamo scesi con delle valigie piccolissime qui. Perché? Voi direte. Perché? Per chi ci segue già da tanto, sa che ovviamente.
noi siamo scesi all'inizio con queste, però siccome poi dovevamo scendere dopo Natale, che era praticamente una settimana, abbiamo detto, sai cosa? Andiamo con delle valigie su, perché ha visto il vlog, due vlog fa, quello in cui siamo andati a spendere un sacco di soldi, non che negli altri non li avessimo già spesi. Per chi avesse visto quel video, saprete benissimo che io ho speso un sacco di soldi in vestiti. Vestiti ovviamente che voglio portare su a Milano per drippare, perché non li posso lasciare qua, dei vestiti che costano così tanto. Quindi dovrò riempire quella valigia che vedete dietro di me. Ci riuscirò? Probabilmente farò un vlog anche su questo. Non lo so, non lo so. Angelo, tu che dici? Secondo te ci riuscirò? Sai cosa farei in questo momento? Vai. Farei il panino col pulled pork da Zangalore. Cioè tu vuoi un panino con il maiale pezzettato alle 6 del mattino. Capisci che quando ti dico che non sei normale è la verità. A parte, ragazzi, questo pacco gigantesco, questo qui, che è praticamente il pacco della mia chitarra nuova. Anche questa qui io l'ho tenuto, non per disordine come mio cugino e Robby, l'ho tenuto perché devo spedire la chitarra su a Milano, perché anche quella... ma lo potevi togliere dal salotto. Non è un salotto, comunque costa un botto e quindi volevo portarla su a Milano. In tutto questo la cosa divertente è che se io vado ad aprire la mia valigia ci troviamo delle cose divertenti, perché non è completamente vuota. Ci troviamo all'interno questa, ragazzi, che è un'altra fotocamera, è l'ultima GoPro che mi è costata pure questa l'ira di Dio. E questo credo che sia uno degli acquisti più inutili della mia vita, perché l'ho comprata per fare le esplorazioni abbandonate. Ne ho fatte tre e l'ho abbandonata. Questa fotocamera, questa telecamera action cam mi è costata l'ira di Dio. E la cosa divertente, volete saperla? Fa cagare. Ha una qualità orribile. Questa qua di notte fa schifo. E non so neanche perché l'ho portata qui a Palermo. Dovrei avere il mio caro amico DJI, che non è un topo, ragazzi. In realtà questo microfono andrà adesso, vedrete un cambio di audio incredibile, perché questo microfono, se è carico, andrà nella prossima clip. Quindi ci vediamo tra poco con un audio forse più decente, lo scopriremo. Ok, ciao ragazzi, prova 1, prova 2, prova 3. Dovrebbe sentirsi meglio adesso, credo. Fatemi sapere nei commenti se vi piace di più questo microfono, anche se non vi nascondo che mi rode un po' il sederino portarlo in giro. Se si sente meglio così oppure se si sente meglio con la cam. Hai appena acceso la PS5 di nuovo, Angelo? No, si è accesa lei da sola. Ragazzi, mio cugino ha un serio problema con i videogiochi. Fatelo aiutare, per favore. Non sono stato una PlayStation intelligente. Ma io in questo vlog cosa sto facendo esattamente? Penso che tu stia facendo una recensione della cam in stile Andrea Galeazzi, che salutiamo. Esatto, cioè io sto provando la cam in questo vlog. Che titolo dovrò mettere di questo video? Ecco la mia nuova fotocamera. Non credo esistano, cioè forse per fare tipo i film. Ragazzi, niente, Angelo purtroppo l'abbiamo perso. Sono tornato al microfono di prima perché mi sono reso conto che si sente bene, ma non si sente lui perché è troppo vicino a me, quindi per il momento... No? Va bene, comunque si è messo a giocare qua ai giochi di macchine. Quindi niente, io ti lascerò da solo e andrò a recare i miei video. Anche perché sennò fallisco su YouTube. Di questo video cosa ne farai? Penso che lo caricherò, tanto Xiao Vlogs è un bel canale cazzeggio. Niente ragazzi, me ne vado via. E devo un attimino però anche sistemarmi i capelli. Ma vabbè, fa niente, tanto ormai sto registrando ogni volta in condizioni non pietose di più. Perché registrare tipo alle 5 e passa del mattino è letteralmente da folli. Vabbè, ci siamo abituati. In un certo senso mi aumenta questa cosa anche l'autostima, perché mi faccio vedere sempre che sono tipo in condizioni orribili. Quindi da un lato dico è bello, perché almeno se mi congio bene i fan mi vedono in un bello stato. Non so se avete presente quello che voglio dire, però mi sa di no. Lasciamo stare. Detto questo, Robby ha preso un caminetto che ormai tutti voi conoscete, che devo assolutamente spegnere perché si sta morendo di caldo. Basta caminetto. In tutto questo, ragazzi, non so se l'avete vista, ma la chitarra che io devo spedire è questa qui. Ho paura. Ho paura perché non solo dovrò spedire questa, ma ho deciso di spedire anche questa, il mio PC. Voglio cambiare quello che ho su a Milano con questo qui. Perché? Perché mi sono reso conto che ho fatto praticamente uno degli errori più grandi, credo, della mia vita. E cioè avere un PC potentissimo qui, che fondamentalmente, raga, non mi serve. Non mi serve perché non so come spiegarvelo. Mi posiziono un attimo qui per farvi capire meglio. Allora, il punto è che il PC, voi siete adesso sopra questo computer. Io adesso me ne vado il 30, ok? E tornerò qui probabilmente verso marzo. Questo vuol dire che io su ormai ho un PC iper mega vecchio e non mi conviene tenerlo su, perché
posso tranquillamente fare a cambio, visto che questo PC è una potenza incredibile, una bestia immonda, posso portarlo su e sfruttarlo a Milano perché mi converrebbe, ecco. Quindi penso che dovrò spedire questo, e rispetto alla chitarra credo che sarà un po' più rischioso spedirlo, perché sai, magari i corrieri prendono il pacco, lo buttano e si distrugge. Quindi niente, comunque credo che per questa sera penso sia tutto. Vi aggiornerò più tardi, penso che questo vlog continuerà domani, perché domani arriverà un po' di gente, comunque ci saranno anche tutti gli altri, perché il 28 tra poco è il compleanno di Jenny, quindi stanno arrivando un po' di amichetti, un po' di gente. E niente, penso che vi saluterò dopo per andare a dormire, e quando andrò a dormire e il vlog poi continuerà domani mattina. Ci sentiamo a dopo, a dopo. Ragazzi, aggiornamento, sono le 7.45, sì, 7.45 del mattino. Ho registrato tutti i video della settimana, è venerdì e ho i video fino a domenica. Ho registrato 6 video tutta la notte tra Roblox e Primo Canale. Sono contento, ma i miei orari sono completamente andati a quel paese. Letteralmente sto vivendo come gli americani, cioè vivo in jet lag. È una cosa negativa? Assolutamente sì, però almeno andrò a dormire tranquillo perché ho registrato i video. Comunque posso dire, raga, con questa fotocamera, la mia camera, si vede veramente tipo bella tutta l'ambience viola colorata. Ma questa notte, cari miei, non dormirò qui, perché ovviamente dai vlog che avrete già visto prenderò il mio bellissimo cuscino e andrò a dormire da Ange, perché boh, gli faccio compagnia visto che siamo praticamente da soli. Quindi niente, adesso vi riporto da lui e andiamo a vedere che sta facendo. Probabilmente si è addormentato, raga, non lo so, boh, vediamo. Ce ne sono, Angelo? Scusa un attimo, fai vedere che ore sono. Le 8 meno 10 del mattino. Cioè tu sei congiato qua così? E non solo, questo è quello che hai messo alla TV. Cosa sarebbe questa cosa, scusami? È rilassante. Ragazzi, volevo rendervi partecipi della mia faccia in questo momento. Sembra che mi hanno fatto la cacca agli uccelli in faccia, però vi assicuro che non è così. Ho fatto delle lentiggini. Questo è l'effetto praticamente che hanno i primi 10 minuti. Cioè poi ovviamente le devo lavare, e faceva ridere. Quindi ragazzi, sono le 9 del mattino e stiamo andando praticamente a dormire. Io sto morendo di sonno. Angelo, come potete vedere, è ancora al telefono. Quello boh, non si arrende mai. Questo è il panorama praticamente. Televisore da 85 pollici con una musica iper mega chill. Guardate, c'è un palazzo enorme, raga, gigante. E poi c'è solamente una finestra, c'è quel tizio lì che palesemente sono io. E niente raga, ho mega sonno, sono tipo iper mega stanco, ma soddisfatto del lavoro svolto. Vi saluto, notte raga. Notte raga.